Grab my terry folds. Grab my foldy flaps. Hey, touch my foldy flaps. Grab my terry folds. Grab my foldy holds. Grab my terry flaps. In my terry folds. Grab my terry flaps. You gotta touch 'em. My terry folds. Grab my terry folds. Touch my holdy flaps. Take a big flap. Take my foldy flaps. My terry folds. My foldy holds. And my terry flaps. Gotta grab my terry flaps. Grab my terry flaps. Squeeze my holdy folds. Hold my goldy folds. Ever wanna hold a terry fold? I got one right here. Grab my terry flap, squeeze it. Grab it, squeeze and tug on my terry flap. Hey, I wanna take you to the terry fold dance. Wanna come with me? You can grab my holdy folds. Squeeze them tight. You son of a bitch. Suck my holdy flappy folds. Lick my flappy foldy holds. My terry flaps in your mouth. Suck my flaps, you piece of shit. Fuck you. Fuck you. You stupid dumb motherfucking bitch. Hey, grab my terry flaps. Gonna eat those toldy folds. I got a couple of terry fold flaps. I got a flappy foldy flap. I'm gonna go take you to food. Gonna eat, then we're going to the terry fold dance. You and me, we're gonna go to the terry fold place. It's gonna be a night out. E ciao, buonasera a tutti, buonasera a tutti e bentornati qui su Twitch con due ospiti, no, cosa dico due ospiti? In realtà molti ospiti. Due padroni di casa. Perché abbiamo Gio Pizzi e abbiamo tutto il team di Cartoni Morti. Esatto, tutto quanto. Esatto. Il team di tutti gli articolisti. Ho preso un altro telefono così ci stiamo tutti dentro. Esatto, no, ma una domanda un è questa. Angolo. Visto che, ascolta, visto che il Super Uovo c'ha 70 articolisti e 45 grafici, quanti sono gli articolisti, i grafici e gli animatori di Cartoni Morti? Cioè, quanta gente 71 c'è? E 41. 71 e 41, incredibile, incredibile. Il libro paga, quindi me li ricordo perfettamente. È un team vastissimo. Mentre Gio Pizzi è. Gio Pizzi. In realtà è un team dentro la testa. È un team che si pesta. Ma io volevo dire le mie sopracciglia, ma in effetti anche nella testa qua accade qualcosa di divertente. Comunque, ogni tanto. Facciamo il cambio sulla sedia. Bene, bene. Quindi sarà una live cazzara, però insomma, in cui parleremo di cose belle. Parleremo del fatto che il freebooting è una montagna di merda. Sì. E parleremo di un po' di quello che è successo, ma anche parleremo. Discuteremo del perché, mi piacerebbe discutere del cosa succede nella mente di qualcuno quando effettivamente freebuta. E quando cosa succede nella mente di qualcuno quando mi scrive nel video sotto al freebooting, ah, quando si usano questi anglicismi inutili come freebooting, e io lì veramente c'è, cioè, applausi. L'ho visto, era stato eccezionale, veramente eccezionale. Ma non credo che sarà una live tanto bella come quella che credo tu abbia fatto ieri con il Trono del Muori, che era avvelenatissimo. C'è una roba che la sente tantissimo, era incredibile. Oh, ma non è possibile, Orco 2, eccezionale. Era incazzatissimo. Infatti a un certo punto io ho dovuto scrivergli in chat in privato e ho detto sta calmo che non aspetta altro. No, fammi parlare. È stato divertentissimo. Eh sì, perché io però vai. Io vi dico però, perché grazie a Dio questo non è, cioè ormai non è più una cosa che mi compete il freebooting. Io ci ho lottato per un sacco di tempo quando ancora facevo praticamente solo i doppiaggi. Sono così contento che questo sia un problema per dire, non so, soltanto di Andrea qua. E invece però a quanto pare nessuno è immune, perché cavolo, arrivare a un libro è stato veramente una roba
cioè non so come dire, è proprio un nuovo livello. Credo che ci sia un valore artistico in questo tipo di freebooting, anche perché proprio nessuno se lo aspettava. Sì, sì, beh, cioè, proprio è il momento così. In cui ti rendi conto che devi stupire chiunque, ok? Boom! Adesso, cos'è che possiamo freebootare ancora? Cioè, i freebooting degli ovetti Kinder fatti, i freebooting dei video di cartoni morti fatti, i freebooting delle facce di Giorgio Pizzi. Di Giorgio Pizzi! Sai, giusto perché devi cambiare qualcosa, no? Non è Giorgio Pizzi, è un certo Giorgio Pizzi che ha fatto questo video. Giorgio Pizzi! Vi prego, ragazzi, è il momento di un meme con Giorgio Pizzi. Ed è la foto di Giorgio Pizzi con un cappello strano in testa. E dire anche con dei baffi, però... Degli altri baffi sopra. Bellissimo Giorgio Pizzi, una delle cose più belle mai fatte. Ma già sono il signor Giorgio Pizzi. Non hai capito. Giorgio Pizzi è sicuramente bergamasco. Te pota, sono Giorgio Pizzi. Non so mia mamma qua, cioè Bergen de Hore. Allora finalmente potrò bestemmiare senza ritorsioni, fantastico, ci volevo. E si incontra con Andrea Lombardi. Lo sai che uno dei miei sogni è quello di farti incontrare con Andrea Lombardi. Vero? Il buon Andrea Lombardi, eccezionale. Ho visto che si è trasferito in Irlanda, una roba di questo tipo, lui giusto? I genitori di Andrea hanno un B&B in Irlanda, quindi lui va là periodicamente e poi si è trovato bloccato là e quindi non sa quando riuscirà a tornare. Spettacolare. Inchiodato in quella terra eccezionale. sì, fantastico. Quindi va così. Che bello, oggi parliamo... che bello cartoni Pizzi e Gio Morti, giustamente. Madonna. Pizzi e Gio Morti non è male. Ma scusami un attimo, c'è stato... dopo il tuo video che hai fatto ieri, quello appunto in cui chiarivi le cose, dicevi non sono il Messia e tutti quanti dicevano che eri il Messia, ho visto un sacco di meravigliosi, è tipo... il Vangelo secondo Brian, eccetera. Alla fine è successo qualcos'altro della serie? Qualcun altro ti ha scritto delle altre scuse? Qualcuno di importante del Super Uovo ha detto qualcos'altro? Cioè, il Super Uovo non ha detto più niente. Cioè, nel senso, da quanto ho visto, non c'è stata più nessun tipo di comunicazione da parte loro. Magari ti ha scritto un messaggio e poi l'ha cancellato, quindi non puoi sapere. Può essere. Ma la cosa più divertente di tutte di questa vicenda, perché poi ci sono alcune cose che io non ho divulgato in quei video, ma qui lo posso fare tranquillamente, anche perché non c'è niente di male. Quando loro hanno capito che lui ha capito che io senza quelle scuse sarei andato avanti per strade legali, anzi non io, c'era De Agostini lì, tipo hai presente quei tori della corrida che stanno per scalpitare bam 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 e vogliono incornare il torero, ecco, erano così quelli di De Agostini, e io gli ho detto aspettate un attimo ragazzi, fermi lì, vediamo magari diventa pubblicità gratuita, e poi è stato effettivamente così. Cosa che fu. E allora gli ho, quando ha capito che questa cosa sarebbe successa, Cerbero Podcast ci sta raidando. Grazie ragazzi. Ci stanno raidando. Ci hanno raidati. Il Cerbero che mi raida al suolo. Mi hanno raidato al suolo. Ecco, e adesso grazie. Tutti se ne vanno. Grazie, regà. Grazie, mandate regà. Un coppino per Rick. No, me l'hanno già mandato. Tiremo un coppino, Ari. Ah, ecco, facevi finta di niente. No, comunque, dicevo... quando ha capito che questa cosa sarebbe successa inevitabilmente, lui prima di lanciare le scuse mi ha scritto e mi fa... lui ha scritto le prime scuse. Oops. E poi sapete che le ha cancellate, ok? Le ha cancellate. Sì, l'ho visto. E quando le ha cancellate io gli ho scritto, guarda, forse non ci siamo capiti, cioè non è esattamente così che deve andare, cioè, sai, no. E allora lui mi fa, ma sai, le ho cancellate perché articolisti, redattori stanno ricevendo insulti, minacce, tutto quanto. Io gli ho detto... Non sappiamo il motivo. No, io ho detto mi dispiace, non era ovviamente il mio obiettivo, però cazzo, la frittata non era ovviamente il mio obiettivo. La super frittata era non mi aspettavo, sarebbe caduto. Comunque allora gli ho detto
non è, cioè, non è colpa mia, quindi sti cazzi, trova una soluzione, però le scuse le voglio. E lui mi scrive, ma non hai capito che qui c'è gente che viene messa in pericolo. E io insisto e gli faccio, guarda che stai dicendo una stronzata. E lui mi ha risposto dicendo, ma non hai proprio capito, stai mettendo in pericolo la vita della gente. Bella madonna. Messaggio bello. Non riesci neanche a fare una battuta che supera la battuta. Incredibile. No, così. Allora no. Lì gli ho risposto, cioè, allora... ho detto, guarda, io non ho mai visto un'arrampicata del genere, quindi ti prego, rimetti quelle scuse e falle anche meglio, gli ho detto. Ma sono quanti anni hanno questi? Cioè, quanti anni hanno? Lui, ma avrà, saranno 27, come 28. Noi? Lui, 25, 27. Qualcosa di più, 20. Qualcosa di più. Il super uovo spiega Spinoza e Popcorn a Rick Dufer. Vabbè, comunque lo vogliamo questo video. Comunque è stata una vicenda divertente. Poi, sai, un'altra cosa bella è che, infatti io voglio chiedervi questa cosa, in tanti mi hanno scritto dicendomi, no, ma non puoi non esserti incazzato e via dicendo... È che la gente non mi conosce granché, però io ho riso per tutta la giornata in realtà, perché bene o male sapevo che sarebbe finita in un modo simile a questo. E allora vi chiedo, ma a voi, quando v'hanno fributato varie volte, quant'è che vi siete incazzati? Cos'è che avete pensato di fare ai colpevoli? Ma io mi sono incazzato, quando accadeva, se parlavo di anni fa, mi incazzavo come una iena, era proprio una cosa che mi mandava il sangue al cervello, anche perché all'epoca... mi ricaricavano i video su Facebook e allora Facebook aveva, adesso è migliore, ma aveva un sistema di, cioè tu potevi fare il ricorso, potevi dire, no, mi hanno fregato il video, questo è mio, per favore, però doveva durare almeno una giornata e quelli intanto facevano decine di migliaia di click, di visualizzazioni, quindi proprio la cosa più facile, la cosa che che facevo era tipo scrivergli un papiro in cui dicevo, ragazzi, mi avete fregato il video, vi do un'ora per tirarlo giù, e loro ovviamente si facevano le grasse risate, tutte, poi tra l'altro erano tutte pagine della serie chiamate tipo video divertenti, spasso time, queste robe così, no? Quindi era proprio queste robe gestite sicuramente da boomer che devono tenere su una roba che non si è capita, no? E ti rispondevano neanche in maniera allucinante, del tipo, ma se l'hai messo su internet allora è di dominio pubblico, maledetto idiota! Sì. Mamma mia! Brutto animale! Tutte le volte che io ho scritto un messaggio a quelli che hanno fributato i miei video, 100% è una... ma non sapevo, ma ormai caricato, ma se magari ti taggo alla fine, ma è di dominio pubblico, ma è contro la legge. La cosa più brutta è che tipo su Instagram qualche anno fa, uno mi ha scritto, ma io l'ho ricaricato, ma cos'è, illegale? Cioè, io mica ho fatto qualcosa di illegale. La cosa brutta è che è vero, cioè tu non hai gli strumenti legali per andarli contro, adesso ci sono le segnalazioni, quindi puoi buttarli giù. Però fino ad allora, cioè, tu ti sentivi veramente impotente e loro sapevano che tu, scrivendogli un messaggio, dicendogli per favore potresti cancellare il video che hai ricaricato, magari lo ricondividi dal mio, e loro lo prendevano come una mancanza di potere nei loro confronti. Cioè loro sapevano che se tu ti abbassi a mandargli un messaggio significa che non hai il potere di buttarlo giù, perché se no l'avresti già fatto. Tutte le volte... Io no, le cuffie. Ce l'abbiamo. Abbiamo che ritorno di audio sentite, ragazzi? Ti sei mutato. Non c'è audio Rick, no, perché per sbaglio l'ho. Ma che ritorno di audio sentite? Ora si sente solo Joe. Lorenzon è un robot creato da Soros. Bello, mi piace. Audio triplo. Fermi un secondo, c'è qualche problema. Non riesco a capire perché. Negli input. No, si sente, cioè come se parlasse dal cesso. Prova a parlare tu, Andrea. Prova. Fermo lì, sentite che bene. Fermo lì che controllo. C'è un problema col... Non riesco a capire come mai, c'è un po' di doppia voce. Ah, ok. Allora, fermi un secondo, perché sto utilizzando una nuova cosa. E quindi magari sto facendo un errore. È che noi lo sentiamo molto bene. Sì, esatto. Non so come mai. Con un'ottima dizione. Ecco, è sparito giù adesso. Fermi un secondo. Intanto, se volete andare avanti. Ma se non ci sentono. Non lo sente. Allora. Forse hai attivato la diretta e non la senti perché hai tolto l'audio da qualche parte nel computer. No. Hmm.
No, 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 mi sembra... Dicono cartoni a posto. Quindi... Mi sembra che adesso cartoni sia a posto, cioè Andrea è a posto. Okay. Dicono cartoni a posto. Sono a posto. Boh, proviamo ad andare avanti, non so... Ma no, vabbè, è il mio problema, che non capisco, sono con le cuffie. Sì, a posto. Era a posto perché parlavo solo io. Adesso mi dà tutto a posto. Sì, adesso sì, mi ok, vabbè. Ok, per tutti contenti. Sì, sì, ok, abbiamo capito, basta, basta. Quindi scusate per il problema tecnico, ma ripeto, sto usando Skype, infatti, è la prima volta che uso Skype per questa cosa. Comunque, procediamo. Stavamo dicendo, quei figli di puttana, continuavano a fregarsi le cose. Ma perché è vero, nel senso, tu ti dovevi abbassare, loro non ti rispondevano, e tutt'al più, se per caso gli segnalavi il video, dopo un paio di giorni al massimo gli cancellava il video, ma loro se ne potevano anche fare una ragione. C'era abbastanza difficile che, non so come dire, gli tirassero giù una pagina, cioè a meno che certo non fossero stati segnalati prima e quindi si accumulavano le cose. Però eri effettivamente disarmato e questo era veramente frustrante. Sì, è quella la cosa peggiore. Poi adesso il bello è che ora Facebook, appena tu segnali il loro video, nel giro almeno a me, nel giro di 10 minuti anche, butta giù il video. E ogni volta che butta giù il video, queste persone, dopo ricevo, siccome c'è scritto chi ti ha segnalato, memedesimo, cartoni morti ti ha segnalato, mi mandano un messaggio dicendo: ma come mai mi hai segnalato? Ah, ma non si poteva? Fanno pure ma bastava soltanto avvisarmi, bastava soltanto mandarmi un messaggio. Esatto, come quando i carabinieri vanno a fare la retata tipo al boss della malavita che da 30 anni incementifica i poveri contadini, e lui dice: ma facevo il bene, ma commissario, tutta sta tarantella avete tirato fuori, e che ci voleva mandarmi un messaggino? Bestia. Ovo calozzo. meraviglioso. Sono così contento. No, è interessante anche sapere cosa passa nella mente di queste persone, perché io le ho divise in due categorie, no? I freebooter. Ci sono quelli che lo fanno maliziosamente, che sanno benissimo che stanno facendo un danno, e i boomer che in realtà proprio non ne sanno niente. Di solito sono quelli che ricevono i video su WhatsApp, perché ho scoperto questo mondo di WhatsApp, che sinceramente io non guardo quasi mai nessun video su WhatsApp, però tanti lo ricevono lì, non sanno effettivamente chi è l'autore, non gliene frega giustamente una mazza, e lo ricaricano perché ce l'hanno su WhatsApp, che in qualche modo è stato ricaricato su WhatsApp, non so come abbiano fatto. Sì, sono i video che girano come le catene di Sant'Antonio nei gruppi sono WhatsApp dei boomer. E quindi nel loro profilo privato di Facebook, che vedi che non è una pagina che vuole fare i milioni o che vuole farsi figa, è proprio un profilo privato, loro ricaricano i video. E loro in teoria non ci guadagnano, loro sai già che non sanno niente, che non sanno che ti sta facendo un danno, non sa. E qui, ma la cosa peggiore che vi ho anche detto è che una volta, tipo, uno dei miei video, sapete che alla fine c'è il mio logo con scritto "è stato fatto da Cartoni Morti", c'è stato un video, mi pare quello delle mascherine, che hanno tagliato proprio la parte finale con il mio logo. Lì ho presente proprio la scena, no, dei Simpson, Homer Simpson che ruba i fiori dal campo di Flanders e poi gratuitamente ci versa anche il sale. Esatto. È esattamente così, esattamente così. Tu dici, ma qual è il motivo per cui devi troncare la parte finale? Cioè, non lo so. E quindi c'è proprio un mondo magico del freebooting. Sì, perché c'è proprio una certa fatica, capito? Cioè, sì, nel senso... Esatto. E poi cascano dalle nuvole quando ti dicono poi... Sempre. Perché, guarda, il ragazzo, perché poi la persona che ha copincollato i miei articoli esiste, cioè nel senso, io quello che ho detto nel primo video, pensavo fosse un fake, ma semplicemente perché non lo trovavo da nessuna parte, però vabbè, mi ha contattato in privato. E mi fa nel messaggio, mi fa: l'ho fatto non con cattiveria, ma come atto di leggerezza, non mi rendevo conto di quello che stavo facendo. Ora, io lo giustifico perché è un ragazzino, avrà 17 anni, 16 anni, però mi chiedo, ma io quando c'avevo 12 anni sapevo che una roba del genere era sbagliata. Quindi non riesco a capire. Esiste una sacca del terzo mondo dell'intelletto in Italia che letteralmente queste robe non riesce neanche a pensare. Cioè non hanno la struttura mentale e culturale per chiedersi, ma prendere un libro,
spalmarlo sul mio schermo e copincollarlo e pubblicarlo come se fosse mio potrebbe forse essere un po' sbagliato, non se lo chiedono neanche. Cioè, è questa, però, la cosa che mi atterrisce di questo fenomeno. Però se è così, allora questo qua è veramente un poveraccio, cioè nel senso che poverino. Sì, non l'ha fatto apposta davvero. Perché probabilmente lui si trova all'interno di un contesto in cui, adesso non so se lavori in una chat o in un gruppo privato, tutta, sai, no, l'elite del super uovo, però probabilmente si vedono passare, vede che ogni giorno questi, c'è questo meme qua, lo ripubblichiamo, modifica qui, cioè, non so come dire, era proprio un ambiente di leggerezza in cui quello che arrivava lo si pubblicava, e allora anche lui, se non si sarà fatto problemi, veramente non ci avrà pensato. Ha comprato il tuo libro, gli è piaciuto, ma a questo punto dai, una bella cosa. Questo secondo me è la spiegazione più corretta. C'è un ambiente che ti porta a comportarti in un certo modo. Infatti io poi sono stato contattato da tantissimi articolisti del Super Uovo che mi hanno scritto, alcuni dicendomi mi dispiace, altri mi hanno scritto guarda, sto ricevendo veramente un sacco di insulti, un sacco di minacce, e io ho risposto a tutti, guarda, il mio consiglio, visto che non dipende da me, il mio consiglio è esci il prima possibile da quell'ambiente lì. Perché? Perché è un ambiente che forse ti forma a pensare in un certo modo. Sono convinto che le persone che fanno freebooting dei vostri contenuti, perché poi a me freebooting, che cazzo vuoi freebootare? Cioè, nel senso, mi freebooti il culo, non ho capito, mi freebooti i libri eventualmente, però quello si chiama plagio, è un po' diverso, sì, esatto. Cioè una roba che... Quindi chi freebooti i vostri contenuti, sono abbastanza sicuro che lo facciano veramente senza la struttura mentale che gli permette di chiedersi, ok, di nuovo, tornando alla camorra in questo caso, avete presente Gomorra, ok, avete presente Gomorra? Sì, sì. In Gomorra si racconta il fatto che i ragazzi finiscono dentro quei giri lì, i giri dello spaccio, della criminalità e via dicendo, perché l'ambiente che li circonda li convince che intanto quella è l'unica strada, e due, non permette neanche loro di pensare all'alternativa, e questo è il grande problema, certo, di certo. Scampia, sì, per esempio, sì, questi posti dicono qua. Vado a fare il mafioso invece, piuttosto bravo, che bravo, andare bravo. A fare il esatto, poi anche, anche perché è normale, anche perché il payoff è molto più immediato, nel senso che subito non posso guadagnare, sì, di Dio, poi ci avranno gli turbo capitalisti, magari c'è il fratello maggiore, dicono ah beh, allora vado dentro con ma lui, ma cos'è il payoff, una mano a spacciare, ma che malattia il payoff, che ma che malattia è il payoff, ma che il peyote, anche il è un tipo diverso di peyote, però mi dissocio dal peyote anch'io però veramente a questo punto è anche una tragedia nei confronti di questo ragazzo, perché questo qua probabilmente voleva soltanto seguire l'esempio di tutti quanti gli altri, sì, e magari fare anche qualcosa di più interessante facendo un contenuto di un libro che probabilmente ha comprato, e quindi non c'ha, probabilmente speriamo, non ci ha neanche pensato a questa cosa e adesso è diventato un meme, nel senso, io ho visto, no, è uno sotto... scusa, è uno dei benefit aziendali del No! Ti danno ad alcune aziende, ad alcune aziende ti danno la macchina, il cellulare, ti danno i libri. Cioè, questo qua adesso si becca della merda incredibile perché lo hanno educato a fare questo tipo, ad avere questo tipo di atteggiamento di fregare, ripubblicare. Cioè, è povero stronzo, cioè, povero, davvero c'ha 17 anni e si deve beccare tutta quanta... Madonna. Yelena Pan dice, parlate dell'upload dei video, non delle condivisioni, giusto? E ci mancherebbe, no? Internet vive delle condivisioni. Esatto, la condivisione va fatta sempre, anzi, condividete tutto quello che vi piace. No, qui si parla di scaricare, eventualmente a volte modificare e ricaricare un video, una risorsa, un contenuto che in realtà sarebbe proprietà intellettuale. Perché giustamente ci sono persone che effettivamente... non comprendono ancora bene il mestiere che facciamo, cioè soprattutto per i videomaker. Lo capiamo, no, esatto. Il senso è che se uno fa un video, se tu lo ricondividi, la gente sa di chi è quel video, quindi lo ripesca se il video gli è piaciuto e quindi segue l'autore, ed è un circolo virtuoso. Se vi interessa, se uno è su YouTube addirittura, se tu guardi il video, contribuisci con la monetizzazione e quindi dai soldi all'autore. Se uno ricarica il video, non ha né la reference di chi è stato, a meno, soprattutto se ti tagliano la parte finale, e se lo ricarica su YouTube non hai neanche la monetizzazione, quindi fai proprio un danno agli autori, e quello è il senso del se lo ricondividete è un piacere che fate a noi. Se lo ricaricate, se vi interessa la cosa, c'è un video meraviglioso di Kurzgesagt fatto credo 2 o 3 anni fa che si chiama proprio Freebooting, o come Facebook ruba milioni e miliardi di visualizzazioni, quindi beccate trovate su YouTube, bellissimo. Meraviglioso. Comunque no, è proprio sarà proprio secondo me la responsabilità della dirigenza, dell'elite proprio del super uovo, perché non è possibile che tu educhi i tuoi stessi com'è che si chiamano persone che rubano i meme, come si chiamano pubblicisti, no, com'è che era?
No, cos'è? Hanno 70 40 grafici. Articoli, 40, sì. Articoli, cioè, se tu educhi i tuoi articolisti a fregare le cose, cioè no, sì, poi, un bel danno. Poi è ovvio che appena c'è uno youtuber che mostra questa cosa chiaro e tonda, ti arriva addosso il peggio del peggio. Mm-hmm. Cioè, Sì, non dico che se lo dovevano aspettare, ma cazzo. Sì. Io non conosco Super Uovo, però ho sentito le voci che girano attorno. Non credo che sia una svista che gli è successo. Credo che sia proprio il loro modus operandi. E siccome nessuno, cioè tanti gli tirano merda, però non c'è mai stato il vippone che gli ha scaricato giù la shitstorm. Allora hanno detto, boh, nessuno ci dice niente, continuiamo con questo, con questa andazza, fino a quando ha pestato la merda sbagliata. La merda, perché dopo ricordiamo che dopo pestata in piedi alla puttana sbagliata. Il super uovo, il prossimo chi sarà? Eh? Fatevi sotto. Anche perché ormai io nell'esperienza di devastazione mediatica che sto portando avanti da qualche tempo, ho deciso qual è il criterio che ti permette di dire ho vinto. Quando qualcuno cancella i contenuti che cercano di danneggiarti. Per me questo è il criterio, cioè nel senso, caso Montemagno, ok? Io ho vinto quando lui ha cancellato quel video in cui mi insultava di nuovo. E anche i successivi tre video che ha caricato. Perché 5.000 dislike e 300 like, lì ho detto ok, basta, vinto, a mani basse. Poi lasciamo perdere, continua a cancellare anche i post in cui la gente gli consiglia di intervistarmi, è bellissimo. Poi quindi in realtà continua un po' a vincere. Poi c'era il primo post di scuse del Super Uovo e vedevi che cancellava tutti i commenti. Primo post, ma non solo, anche il post che Grieco ha scritto sul gruppo WhatsApp su Facebook, in cui diceva che tipo il mio comportamento era stato un po' schifoso e che in realtà volevo solo danneggiarlo, anche quello l'ha cancellato e lì ho capito, ho detto ok, vinto, basta. Quindi in realtà voglio arrivare alla prossima cancellazione e il prossimo sarà Fusaro. Non lo so, Fusaro potrebbe essere, no, in realtà qualche anno fa forse ti avrei detto di sì, però devo ammettere che Fusaro ormai non mi sembra più un super villain. Fusaro sì, mi sembra boss finale, no? No, ma che un tempo poteva essere il boss finale, adesso è in realtà il personaggio, è il villain storico, no? È quello che dopo l'aiutante del cattivo, magari sì, come si chiama, lo scagnozzo lì. No ragazzi, non avete capito, è quello che nel film è il tizio di colore che nel film dell'orrore dice per primo dividiamoci, cioè è il PNG che ci resta secco per primo, capito? Quindi ma no. Sì, è questo il personaggio. Pensavo il PNG formato. Sta cercando di ricostruirsi una roba. Ho visto che è stato ospite qualche giorno fa al Cerbero e anche lì ha cominciato. Cioè, proprio. Ecco lì al Cerbero, infatti io oggi volevo dire, visto che ci sono tanti cerberini, ok, io oggi ho scritto una story su Instagram che vorrei chiarire, oggi io ho scritto una story in cui dico, mi avete chiesto in tantissimi di ascoltare l'intervista del polemista a Fusaro, io dopo 20 minuti non ce l'ho più fatta, vi giuro, perché mi sono arrivati dei meme bellissimi e mi sono distratto, ma non tanto per i meme bellissimi, ma perché veramente ragazzi, non è una critica ai ragazzi, questa non è una critica ai ragazzi del Cerbero, che hanno fatto benissimo a invitare il polemista, è che Fusaro ormai non c'è, veramente non se ne può più. L'unico modo che ci sarebbe per farmi ascoltare Fusaro sarebbe farmi fare un dibattito con lui, ma non riesco più ad ascoltarlo da esterno. Da hai visto quando ha detto che Salvini è un liberale? Madonna, ho visto liberista. Ecco lì infatti è stato il primo momento in cui ho detto ma ascolta, e lì ecco, vedi, cioè nel senso, a me è andato bene tutto l'atteggiamento dialogico, pacato, va bene. Però puoi essere pacato aprendogli comunque il culo, capito? Cioè, e invece lì sono stati pacati senza aprirgli il culo. E questo vabbè, però ripeto, non, un liberista autoritario, Salvini, vabbè, cioè, ma voglio dire, è Marco Rizzo con i capelli. Un cioè, liberista legale. Madonna santa. Comunque, scusatemi, vorrei ringraziare Matteo Rowe per l'abbonamento. Grazie. Benvenuto a bordo. Grazie, c'è Matteo un Rowe. Coppino. Ciao Matteo, grazie. Un coppino ingiusto non a me, ma a Joe, il nostro pubblico. Ma perché? Datti un coppino ingiusto. Coppino ingiusto per te. Subito. Ma perché? Me l'ho dato dopo cena. Subito. Davanti a tutti, impossibile. È il coppino ingiusto. Sei su Twitch. Contento. E poi c'è un'evocazione di Ipazia. Ipazia. Evochiamo il nostro mostro dall'inferno. Comunque a parte il discorso Fusaro, quali sono le cose più fastidiose che vi hanno Fusaro?
che hanno fottuto. Che vi hanno fottuto, la cosa che vi ha dato più fastidio in passato. Allora, quando ancora ci tenevo a questa cosa dei video che ci fregavano, credo che uno dei miei video migliori, credo che era quello sulle Follie dell'Imperatore dopo le elezioni. Quello ci tenevo particolarmente perché ci avevo lavorato tutto quanto la notte, ero tutto quanto contento come fosse venuto. E ovviamente, siccome ebbe un relativo successo, venne ripubblicato in continuazione, quindi io devo stare lì a inseguire la gente. E invece poi, però in quel caso, io trovai anche numerosi casi di pagine che, sapendo questa mia furia nei confronti del freebooting, mi avevano contattato per scrivermi: scusa Joe, ti dispiace se ripubblichiamo? E dicevo: grazie per avermi scritto, grazie. No, ah, ok, va bene. Quindi comunque quella era la cosa che mi ha fatto più agitare all'epoca. Poi non so, vabbè, Andrea probabilmente ogni giorno, quindi non lo so. Beh, non così tanto, però mi ricordo, forse quella peggiore, è stata La Repubblica, giusto per non fare nomi, il giornale, quando mi ha chiesto di pubblicare il video di Salvini, l'aggiusta tutto. Ho detto: vogliamo fare un articolo sul video di Salvini, l'aggiusta tutto. Ho detto: ok, figo, possiamo pubblicare anche il video? E ho detto: vabbè, sì. Ok, possiamo condividere forse il video. Comunque ha detto: o pubblicare o condividere. Io non avevo capito che intendesse ricaricare. Ha detto: vabbè, pubblicalo. Solo che loro lo hanno ricaricato nel loro software, credo che sia tipo Jedi qualcosa, una roba del genere. Io sono andato a vedere l'articolo. Per far partire il mio video mi sono dovuto sorbire 30 secondi di pubblicità, che neanche nei miei video su YouTube ci sono. E detto: ma porca che troia, ma scusa, ma sono proprio senza... E sti qua sono giornalisti, quindi non è che ci sia un limite. Che bello, madonna. 30 secondi di pubblicità obbligatoria prima del mio video. Cioè loro hanno monetizzato con il mio video, col video che ho fatto io. E l'articolo non è che fosse chissà che articolo era. Andrea Lorenzo, magari hanno anche sbagliato il mio nome, ha fatto questo video su Salvini, esilarante, guardatelo. Pasta Barilla. Poi sai in tutto questo casino del super uovo, allora il Trono del Muori ha fatto il video, sì, tutte le pagine di meme hanno fatto meme, sai che Cartoni Morti se le ha tirate non ha fatto neanche una vignetta, sto stronzo. È vero, che proprio pa- è vero, è un po' che non faccio vignette, proprio lo fa quando c'è l'AIR che condona le mani, esatto, capito, perché c'ha sta cosa, la lobby degli atei, io l'avrei fatta, però non ci ho proprio pensato, perché da una settimana che non faccio vignette, se vedi. Perché sto provando a fare un altro progetto che uscirà domani, vediamo. Però sì, se fossi ancora stato nel mood delle vignette, sicuramente avrei fatto qualcosa. Sì, ma ci mancherebbe. No, stavo scherzando. No, ma l'avrei fatto volentieri proprio. Però non sono ancora. Cioè, sto facendo altro adesso. No, però pensavo quasi di fare un video sul freebooting. È ancora nell'aria il video sul freebooting. Molto, molto bene. As97 Na chiede: ma invece la storia è con Studio Aperto? Come andò a finire? Ah, sì, perché giusto c'è stato. Ah, in realtà è una cazzata. Ah, cos'è questa? Solo che cos'è ha fatto questa? Tanto ridere. È quella tua. Giù. Allora, qualche. Quando è stato? Tipo un mese. Quando è uscito quello di Adrian? Quella di Adrian, sì, che ha ripreso tutti gli spezzoni. Ma non avevo Studio Aperto, era TGcom 24. No, non c'era Joe in quel... No, questo è successo un po' dopo. A Joe è successo qualche mese prima, in realtà questa cosa è successa a fine febbraio, metà febbraio. No, fine febbraio, perché era appena arrivata l'emergenza Covid, quindi... E allora Studio Aperto fa questo meraviglioso servizio in cui, niente, vuole parlare degli YouTuber che fanno educational, e quindi evidentemente non c'è Gio Pizzi in mezzo. Ah, ok. Non c'è più Blu. Allora... No! Non piace. C'è Waze. Me lo merito. Ma tanto non lo volevo. Non è vero, lo volevo! Allora, come non prendo da apparire su Studio Aperto? Io volevo solo apparire su dicono, Studio Aperto. Dicono, il momento in cui la gente non può più andare a scuola, quindi internet diventa una risorsa, allora vogliamo consigliare una serie di risorse per informarsi, e mandano una carrellata di immagini, tipo di io che parlo senza audio, Elia Bombardelli, c'era anche Adrian, altri 3-4 YouTuber che fanno educational, senza nomi, link, senza dire quello che faccio. Senza i punti. Ma cosa vuoi che mettano? Stai lì e dici...
cazzo, è un servizio di un'inutilità stratosferica. Sì, esatto. Perché è come scrivere, è come tipo tamponare una macchina in un parcheggio e scrivere sono stato io e lasciare. Esatto, 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 capito? Cioè, e stai dicendo, ma che cazzo me ne faccio io adesso di questa cosa? Cioè, ma veramente meraviglioso, meraviglioso. Cioè, lì c'è del problema mentale. Beh, però ti è andata anche molto bene. Quello che era successo a me con TGCon 24 o qualcosa del genere, comunque, che avevano preso, che si stava parlando di Adrian, no, la serie, e avevano preso degli spezzoni dei video miei. Di UESA, di tutta altra gente che parlava, e tutti quanti ne parlavano in maniera negativa, chi più ironico, chi meno, e hanno letteralmente rimontato tutti i video, questi spezzoni, proprio per dire gli youtuber adorano Adrian. E si no, vede nel bene e nel male, però c'ero io che facevo una clip palesemente ironica in cui dicevo accidenti, Adrian è così geniale, sempre un passo davanti a tutti, è proprio un eroe. E dice, ah, tutti quanti lo adorano. Adrian sa parlare alle generazioni, nel bene e nel male. È meraviglioso. Sa parlare. In realtà tutti ne parlavano male, basta. Che cioè, ma noi abbiamo, ma io con Wesa ho detto denunciamogli, facciamo qualcosa. Wesa fa no, Gio, mi sono appena svegliato, cioè, no. Alle 16:25 peraltro. Sì, hanno risposto e ha detto pronto Gio, benvenuto su Wesa Channel. No. Faccio Wesa, dammi Rick, ti prego, cioè, no, devo ancora guardare se ho finito un film. Ma dai, cioè, proprio non mi importa niente. Cioè, adesso fa queste live su Twitch perché palesemente può fare ancora meno di quanto non faceva prima. Quindi sto abbracciando. Io adesso ho in mente Umberto che risponde al telefono, risponde dicendo. Salve a tutti, sono Wesa Channel. Questa è la segreteria di Wesa Channel. Vi prego, bisogna farla questa cosa, bisogna bellissimo. Farla. Voglio la segreteria fare un video in cui Wesa risponde come inizia bellissimo. I video. Bellissimo, bellissimo. Sapete, io su Daily Cogito, quando io comincio a parlare, di solito io faccio sempre saluti diversi, tipo ogni tanto dico ciao, bentornati anche quest'oggi su Daily Cogito, e ogni tanto mi capita di dire il salve. Quando dico il salve, io mi inceppo sempre 2-3 volte perché comincio a ridere perché salve. Mi sembra di essere Wesa, cioè nel senso mi sembra di essere Wesa. Salve a tutti, bentornati su Wesa. Bentornati a Wesa Channel. Ciao Wesa, ciao, ti si vuole bene tanti. Ciao Wesa. È che è troppo bello, troppo bello. Io quando parto dicendo salve a tutti e prima di dire io Daily Cogito l'ho ripetuto, siamo a 450 puntate in meno di 2 anni. Ok, quindi ormai mi viene automatico come il vomito, ok? E invece comunque quando dico salve, mi viene a dire siete su Wesa Channel, cioè è una roba... È un roba, automatismo. È un virus, questa cosa qua, è un virus, incredibile. Tutta invidia, ma sei certo invidio tantissimo questo virus, anch'io vorrei che qualcuno, quando dice ciao a tutti, sono Rick Dufer, sarebbe bellissima questa cosa, invece no. Ciao a tutti, sono Rick Dufer. meraviglioso. Allora, 47 Sebastiano dice, Rick, vorrei tatuarmi l'ultima pagina del capitolo dedicato alla filosofia del Signore degli Anelli e True Detective sulla chiappa destra, ovviamente vicino all'ano. Per caso c'è bisogno dell'approvazione, non cerco rogne con De Agostini. Guarda, più che altro è difficile trovare un buon tatuatore che riesca a rendere leggibile questa cosa. Ci sono almeno 70 tatuatori e 45 illustratori. Fantastico. Ma è tanto difficile per una pagina Facebook invece di freebuttare e condividere. Alla fine per l'utente finale non cambia quasi nulla. Un po' nella reach cambia. Cambia nella reach, sì. Sì. Questa devo dire che secondo me è una colpa, che però in realtà è una convenienza dei social network. Beh sì, ha fatto apposta... Cioè, c'è un piccolo paradosso. Cioè, in realtà Facebook conviene che si ricarichino contenuti. Esatto. Perché in effetti c'è comunque una crescita di contenuti, c'è una crescita, e quindi loro prediligono e sviluppano di più le reach organiche con contenuti nativi. E molto spesso poi non. Vabbè, non per fanno... le pagine, però non ha tanto senso. Cioè... Beh, oddio, certo che ha senso. Se la reach cambia, certo che ha senso. No, ma non ha senso che ci sia più portata ricaricando, che è un passo in più. Beh, comunque Facebook ha creato il cross-posting per evitare a questo. Cioè, è vero. È come se si condividesse un video tra pagina a pagina. Quindi è come se fosse un video nativo, però poi ci sono sempre le reference e il video rimane della pagina. Però è un po' complicato fare il cross-posting. Cioè nel senso sì, alcuni mi hanno chiesto, tipo pagine europeiste che volevano condividere il mio video sull'Europa, mi hanno chiesto di...
E adesso non so se se ne sa più niente, perché siccome sono due passaggi da fare, cioè loro mi devono prima chiedere, io devo approvare, poi loro possono condividere. Adesso siamo fermi a due passaggi da due settimane, tipo, quindi è un po' una rottura di palle. Però poi adesso ti accorgi che la pagina di Soros ti ha fributato il video, ha detto vabbè ascolta vaffanculo, bam video. Ma mi avrebbe pagato subito. Ma che io ho fatto il video su Soros due anni fa, non ho ancora ricevuto il bonifico. Soros paga anche se non fai niente. Sì, antipaticissimo, non risponde più alle mail, non c'ha voglia. Ma che succede? È un fastidio ultimamente lavorare con quell'uomo che... Com'è che la vedete voi la cosa dei meme? Perché nel video in cui ho denunciato la cosa del super uovo, io all'inizio ho detto una cosa che poi in realtà andrebbe specificata, ma era un po' buttata lì, cioè che se sei un autore di meme, sei contento quando la gente prende e lo diffonde, no, magari quello non ci fa metti incazzare il watermark. E qui no, quello mi sembra ovvio che abbia fatto un po' incazzare, se ha fatto incazzare qualcuno, perché comunque incazzare no, incazzare hanno fatto delle specifiche giustamente. No, beh, perché comunque sì, nel senso è comunque una tua creazione che tu di solito pubblichi sulla tua pagina e sì, puoi essere contento se lo ripubblicano, ma nella dinamica in cui, per dire, lo ripubblicano in una storia di Instagram, ti mettono il nome della tua pagina, sì. Cioè prenderlo, solitamente mettono anche nome e cognome dell'autore nelle pagine, tipo su, cosa sono, gli hipster... democratici, hipster democratici, sì, 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 sì. Loro ad esempio mettono i meme che sono anche bellissimi e sotto ci mettono anche il nome e cognome o solo cognome, non lo so cosa, dei tipi che l'hanno fatto, esatto, che sono nel loro gruppo. Quindi anche se è una pagina che si riferisce a una community, perché credo che Ipdem sia abbastanza questo, comunque c'è, però per allargare questo senso, c'è un senso di ok, chi fa il miglior meme lo pubblichiamo con tanto di nome. È quello roba. Lo stimolo, no? Essere pubblicati. È proprio quella la roba. Nome. Cioè, proprio se invece una pagina che sono letteralmente anni, che prende i meme, li ripubblica o li modifica in maniera minima, adesso io sto guardando, visto che appunto ce ne sono un sacco di queste robe qua, quindi appunto che modificano leggermente la frase, poi in realtà la foto, l'immagine è la stessa, cioè è quello che fa veramente imbestialire la gente. Perché viene fatto, credo, per soldi e basta, perché alla fine quelle pagine lì guadagnano con i link esterni, quindi, caro Rick, quando ti hanno tributato il video, il libro, forse è stato proprio per guadagnarci soldi sopra con gli sponsor, certo, del sito, certo, perché certo, se certo. Poi forse ti hanno anche... Beh, la pagina era piena di banner pubblicitari, infatti, piena di banner pubblicitari, una roba incredibile. Non so quanto guadagnino, perché insomma, cioè, beh, ho visto anche i mi piace dei link esterni, sono tipo 40, quindi non so quanta gente vada perché, a vedere. Sapete, vi ho fatto sta domanda, perché io mi ricordo, diciamo così, l'evoluzione del memismo internettiano, e a un certo punto, intorno al 2013-14, i meme che prima erano praticamente quasi tutti senza watermark, senza autore, senza firme, a meno che non fossero proprio persone già influenti a farli, a un certo punto tutti quanti hanno cominciato a metterci il watermark. Ora, io che su internet ci bazzico dal 98 e sono nato all'interno delle chat di WinMX, e già all'interno delle chat di WinMX esisteva una forma embrionale primordiale di meme, molto prima di Reddit, quindi chi ha conosciuto il meme con Reddit, mi dispiace, è arrivato un po' prima. Tenete conto che sulle chat di WinMX c'erano le room dove si faceva freestyle rap in chat, cioè c'era roba veramente incredibile in quel periodo su internet, e io ho partecipato con grande gioia a certe cose. Comunque, dicevo, all'inizio il meme è nato proprio in virtù della sua diffondibilità totalmente anonima. Proprio, e si chiama meme proprio perché è stato preso l'idea da Richard Dawkins, che ha coniato il concetto di meme, o l'ha reso famoso per primo, e dicendo il meme sta al pensiero, alla cultura, come il gene sta alla biologia. Quindi il gene preso di per sé non ha significato, non ha un autore da questo punto di vista, prende significato quando viene ricombinato con altre cose, quindi il meme. Ed è per questo che all'inizio il meme era considerato qualcosa di anti-autoriale. Poi nel 2013-2014, quando i social network, YouTube, hanno cominciato ad avere una certa visibilità, un certo sviluppo, allora il meme ha cominciato ad avere il watermark, al punto che io, quando mi ricordo ancora una volta Victor Lazlo, tipo nel 2015, io l'avevo conosciuto da poco, chiacchieravamo, fece un meme, non mi ricordo, su un film, e ci mise il watermark, e io gli ho scritto dei messaggi derisori, ma Victor, ma che cazzo fai? Ma il meme col watermark, ma non sei mai visto? E lui si incazzò anche, insomma, qui ci siamo scambiati. Non ha futuro? Esatto, non ha futuro, cazzo, adesso tutti i meme... Cioè, mi sono sentito come Fassina con Beppe Grillo, lo fondo in un partito, ok? E io, i meme non avranno mai il watermark. Ed ecco che lì è cambiato tutto, il meme è diventato qualcosa di molto autoriale. D'altra parte, però, se...
Io posso capire, ripeto, chi ci campa, chi ci vive, però mi sembra che questa cosa stia prendendo una deriva. Perché? Perché anche il meme, che di solito è la ricombinazione di un template, in realtà non ha nulla di estremamente elaborato, non è un'opera d'arte, via dicendo, ed è fatto magari da qualcuno che i meme li fa mentre è seduto al cesso con il template sul paint del cellulare, ok, quindi non ti porta bene anche così tanto tempo, si incazzano perché ci mettono la firma e tutto, e tutto, se qualcuno li prende, li diffonde, anche se magari non puoi taggarli questi, ok? Mi sembra che si sta andando nell'estremo opposto. Lo ribadisco, capisco quando il meme è fatto in maniera autoriale, nel senso che uno prende, crea magari il template, ci mette le parole, via dicendo, però quando poi è l'utente singolo, che magari non c'ha una pagina, non ha una professionalità e lo fa per farsi una risata, ecco lì mi sembra che spesso si prenda una deriva un po' diversa. È un po' spocchioso. Ma in quel caso non credo che si incazzino, credo che si incazzino quando invece sono fatti apposta per una certa pagina e poi se li rubano, perché di solito sono le pagine quelle che... La community di quelle pagine. Perché alla fine il meme all'inizio non aveva il benchmark, quello che è il watermark, perché erano all'inizio, quindi non si capiva ancora bene il senso dei meme. Poi, quando si è capito il valore del meme, riuscire a rendere qualcosa di virale, come per i video, è una qualità. Quindi se uno riesce a rendere virale un meme, gli rode che nessuno sappia che è stato lui averlo fatto, è quello il senso. Ma è appunto per questo il motivo perché noi sui nostri video mettiamo il nostro watermark, cioè anche ancora adesso io quando faccio un doppiaggio metto il mio watermarkino, il mio cosettino lì un po' nascosto. Più che altro secondo me ha senso il fatto di mettere un watermark per le pagine, perché naturalmente uno vede il meme, anche se è ricondiviso da qualcun altro, vede il watermark, esatto, e dice: ah, questa pagina fa cose divertenti, vado a seguirla. Infatti, ma nel momento in cui è un utente, cioè non è che vado a seguire l'utente perché ha postato un meme divertente. Ma infatti di solito non credo che si incazzino gli utenti. Se sai chi l'ha fatto, magari puoi metterci fatto da nome e cognome. Devo dire che in passato mi è successa una cosa: un utente mi ha mandato il meme, non aveva specificato che fosse suo, ma me l'aveva passato in maniera un po' ambigua, io ho pensato probabilmente è suo, io l'ho postato dicendo grazie a, e non mi ricordo il nome e cognome, e mi sono arrivati 2-3 messaggi privati di gente un po' incazzosa che mi fanno: ma guarda che non è mica suo, è di questo qua, e io ho detto: cazzo ragazzi, scusatemi, cioè nel senso, a volte è anche difficile trovare proprio il bandolo della matassa, ok, non è sempre semplice, proprio per la natura del meme. Cioè, vi racconto questa, c'è una tensione assurda in giro. Io ho pubblicato oggi tre screenshot di tre anime differenti di una roba tipo lo-fi, perché volevo dire domani probabilmente esce il mio video sulla lo-fi, e quindi dicevo, visto che non pubblico un sacco, ragazzi, non sono morto, sto facendo questa roba, quindi ho messo un po' di roba così. Guarda come si fa pubblicità. Ma no, io non ho fatto niente. Ha tutta un altro senso la frase adesso. No, ragazzi, non sono morto. In questa quarantena ha già più senso. E il punto è che arriva un ragazzo e mi scrive: di chi sono questi disegni, Gio? Ma oddio, no, sono dei vecchi anime. Cioè, è proprio quest'ansia terribile. Adesso bisogna fare super attenzione. Meglio. Però, mica che incubo. Grazie a Blackfair 9528 per l'abbonamento. Benvenuto a bordo. C'era una considerazione. Dicevano, ecco, anche qua vorrei dire una roba perché è importante questa. Allora, la pronuncia di meme. Sotto il video un sacco di gente mi fa: non si dice meme, si dice meme. Allora, porca puttana, quando tu leggi un testo e trovi la parola gene, cos'è che dici? Dici gin? Cos'è? No, questi hanno modificato i miei jeans. Ma no, ma che cazzo dici? Se dici gene. Il meme è il gene della cultura umana, quindi è una particella insignificante, diffondibile e ricombinabile. Non è il meme, è il meme, cazzo. Quindi... E infatti c'è proprio la memetica, cioè esatto. Esiste un pensiero filosofico della memetica, che non è la mimetica, quella di Steven Seagal quando fa i film tipo Rambo, no, è il meme e la memetica. Bellissimo. Guarda che stallone. Quanto è bello Steven Seagal. GIF si dice GIF perché è con graphic e qualcos'altro, quindi... Esatto, meme invece non è un acronimo, non è una sigla, è meme, quindi Yotobi approves. Quindi il plurale è memi. Eh sì, i memi. Cioè sarebbe quello il plurale. In realtà molti dicono i meme. I memes. Però sarebbe i memi. È che è proprio brutto i memi. I memini. I memini. I memini. I memini. Che bello.
Allora, Giosuè Mazzola, non avrebbero potuto certo condividere con il permesso dell'autore due capitoli di libro. La logica è stata proprio quella di lavorare il meno possibile sui contenuti. La pigrizia è l'indolenza e la maleducazione, le tue cattive intenzioni, esatto, di fondo di chi copia il compito in classe. È verissimo. Esatto. Giusto, è giusto. Andrea, ma quella barba, che fine ha fatto il magico pizzetto? Ce l'ho ancora un po' di barba. Me la sono un po' tagliata perché mi rompeva un po' le palle. È perché non ho nulla da fare, quindi so qualche giorno fa non c'ho più voglia. Borgo, io attenzione. Infatti non adesso sono come l'anno scorso, che palle. Attenzione, Borgo 028. Comunque io sono un ex grafico del Super Uovo. Posso confermare uno dei borghi che ci più sono belli d'Italia, Jared. Cosa? Borgo 028. È uno dei borghi più belli d'Italia. Uno dei borghi più belli d'Italia, giustamente. Allora, ex grafico del Super Uovo, posso confermare che ci sono circa una quarantina di grafici. Ex grafico. Non sono pagati e fanno più. Mettere nel curriculum. Più o meno 3 o 4 grafiche a settimana. L'unica cosa che un grafico si aspetta in cambio è un po' di visibilità. Che bello. Ma sì, che ma è classico. Pago invisibilità. Fortissimo. Che bello, che bello. La visibilità poi, che poi non mettono neanche il nome. È terribile. Magari. Cioè, i grafici, poi, tra l'altro, nella catena alimentare sono praticamente come la mia categoria, gli attori, no? Quindi, anche la nostra categoria, Andrea, gli attori. Quindi è proprio una roba, cioè, non so quanto valga, però sono tanti e purtroppo li costringono, vengono sfruttati in questo modo, è aberrante. È vero, ma questi poi sono, credo che siano molto giovani, cioè, a parte che sì, sono molto giovani. Quelli che mi hanno scritto ci avranno una media di 20 anni, cioè nel senso, quelli che mi hanno scritto veramente sono giovanissimi. Ma io aggiungerei, cioè io vedendo il lavoro del Super Uovo mi chiedo cosa fanno sti grafici, cioè in realtà chiamano esatto, grafici, ma in realtà sono quelli che meme, forse fanno i meme. I meme. Però non lo so, no, ma quindi guadagnano praticamente col sito. Poi ho visto un altro meme che diceva che è quello di Hitler, che loro vanno nelle scuole a fare gli interventi, quindi più o meno è quello il loro business in generale, cioè vanno in giro, dicono siamo il Super Uovo, qui c'è una battuta su Seneca, il cavallo, boh, eh? Cioè quella è la, cioè, ma loro immagino che vadano con il proiettore, facciano vedere i meme e li commentano, tipo qua c'è Seneca che dice abbiamo messo la faccia di Stallone, che però in realtà quindi, c'è il cavallo che sì, okay, il tipico sarebbe lavoro di un grafico, sono 4.000 e bacioni, cavolo, però sta gente li invita, però non invita gli attori a fare spettacoli nelle scuole, a fare letture, la invita il Super Uomo. Ma pensa che nel 2016, infatti c'è ancora presente, me l'hanno mandata in questi giorni su Instagram, hanno trovato un post del Super Uovo, tipo dell'inizio 2016, in cui c'è scritto che il Super Uovo avrebbe cominciato a collaborare con Rick Dufresne. È vero. Ok. Perché davvero? Veramente, perché, infatti, allora, vedi che è successo. No, ma ti racconto. In realtà non ho mai collaborato. In realtà c'è soltanto quel post e un post sulla mia pagina in cui dicevo fra poco comincerò a collaborare con il Super Uovo. Era il periodo in cui avevo ancora, avrò avuto 6-7 mila iscritti sul canale, era partito da meno di un anno, quindi insomma così. E però quando è stato il momento di produrre il primo video, io dovevo fare dei video che finivano sul mio canale e sulla loro pagina. Okay? No, scusami, era un video per la pagina loro e per il canale loro, che avevano appena fatto partire, c'aveva 33 iscritti, ok? E io mi stavo per mettere d'accordo per fare il video. E la domanda che mi è stata fatta in privata è stato: ok, ma dobbiamo metterci d'accordo? E io lì ho pensato, ma io comunque almeno i primi video ho pensato li faccio a gratis, alla fine loro hanno un bel po' di iscritti, io produco il contenuto, loro lo condividono, ne guadagniamo tutti. E invece loro stavano chiedendo a me dei soldi. Cioè loro fondamentalmente, loro mi fanno, ma ascolta, ma la monetizzazione del video dobbiamo tenerla noi, no? E io lì ho detto, gli ho proprio detto ingenuamente, perché io sono uno stronzo ingenuo. Cosa intendi? No, gli ho chiesto, ma guarda che, cioè nel senso, i miei video non monetizzano tanto, cioè nel senso non è che fanno tutti sti soldi. Allora dammi lì, tutto quello che hai. Esatto, più o meno, mi fanno, allora dobbiamo metterci d'accordo. E io ho detto, ma come, ma cosa, ok. Ciao, proprio ho detto ciao. Io poi da allora non ho più assolutamente avuto nessun tipo di contatto con loro. E ho scoperto un anno fa
che 3,14 e altre persone del Super WoW vanno a dire in giro che io sparlo del Super WoW. Io non ho più detto nulla pubblicamente, non ho neanche più letto o visto nulla del Super WoW fino a 3 giorni fa. Quindi è bellissimo, cioè sono i miei hater, capito? Loro in realtà hanno copiato il mio libro perché inconsciamente sono i miei haters più cattivi. Beh, non molto inconsciamente, penso che siano belli. Che come giusto che sia, è proprio quel tipo di hater che poi ti fanno vendere altre decine di libri, quindi tutto. Non credo che ci sia preso le batte del Super Bowl. Ma chi è il fan del Super Bowl? Cioè, non so quanti siano rimasti. Ma infatti adesso tutto che ora che tutto il mondo dice X, dovrebbe arrivare quell'uomo che dice esatto, così fermi c'è il leader dell'opposizione. Un audio doppio di Joe stavolta, porco il cazzo. Non lo so, devo capire come mai fa sta roba. Ma non è doppio, è quando io gli parlo sopra che sembra doppio. Forse adesso sarà meglio. Oppure passa da solo, ragazzi, quindi non possiamo farci nulla. Cosa che volevo dire? Io volevo dire una cosa, ma poi sono stato interrotto dall'audio doppio. L'audio doppio. Io parlavo dei belli. Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati su Esa Channel. Ancora stanno andando avanti con questa storia ancora in chat. Mi sa che c'è una differita. Ci starai dando Uesa. Ci sta raidando Uesa? No. Ci sta raidando Uesa? Perché? No, dico. Queste false speranze. Raidando vuol dire guardando. Raidando vuol dire che mandano il loro pubblico da te, qui su Twitch. Tipo una retata. Sì. Phoenix G dice, ho appena ascoltato per la seconda volta il podcast di oggi e devo dire che mi lascia sempre la sensazione di perdere qualcosa e mi spinge a dire ascoltarlo ancora. Ieri stessa cosa, ho ascoltato il podcast 3 volte, molto bene, molto chi bene. Chi ascolta una puntata 3 volte? Chi ascolta il tuo podcast? Esatto, chi è che ascolta il tuo podcast? Rick Dufer. Senti che rosicata, cioè ragazzi sentite che rosicata che è giunta. Io mi sto appassionando ai podcast di liberi oltre, guarda che bella marchetta. Ma infatti cosa facevi tu da liberi oltre l'altro giorno? Sei andato lì per fare un po' di cacciare. Non ho niente da fare. fare un po' di casino. Sto vedendo i debunking di Costantino, mi pare super interessante. Non c'entra niente, però nessuno parla. Ma io sto cercando di mettere a posto l'audio. Vabbè, ci improvvisiamo. Ok, allora parliamo di figa. Io non la vedo da un mese. Io mi accontento. A proposito, ho letto che il 23 non è più premium, io credo che non fosse gratis. C'era il coso gratis, Pornhub premium. Aspetta un attimo, fermi un secondo ragazzi, non fate casino. Ma adesso mi sembra tornato a posto. Tutti freschi? Cioè, a me adesso Twitch dà tutto a posto. Provate a parlare adesso, ragazzi. Non ti ha mai dato quaglia. Svincolo la quaglia. Prova. Stillicidio senza tono. Non lo so. Non riesco a capire cosa sta succedendo. Solo io non sono doppio. Un sacco di eco. Porca troia, dovrò fare dei ecco test. Ecco Uesa, dovrò fare dei test. Ma è solo in chat che dicono. Ma oddio, è strano che sia Skype. Sì, è sempre colpa di Skype. Ma perché, povero Skype? Perché a volte bisogna aggiornare. Io avevo problemi quando non era aggiornato. Sto facendo dei test. Vediamo se... Io avevo dei problemi, poi c'avevo comunque i problemi. Staccate il 5G non è male. Come va? Ma aggiorna la pagina Skype? Cosa vuol dire aggiorna la pagina Skype, ragazzi? Non è una pagina come quella di Internet Explorer. È una riunione in... non si può seguire il... È video. Un'app. Premi F5. F5 su Skype. Sì. F5. Cosa vuol dire? Che figata. Sì, è una battuta.
riavvia la chiamata. Ora si sente di merda, ma senza di lei. A posto. Dicono a posto adesso. Aspetta, uno ha detto a posto. Alt F4. Dicono. Ti stanno prendendo dice. Per il culo, secondo me. Alt F4, dicono tutti Alt F4. Vabbè, no, ragazzi, ci atteniamo così. Cioè, nel senso, non so bene cosa fare. Purtroppo ho dovuto cambiare modalità di diretta con ospiti 10 minuti prima di avviarla, quindi per adesso ce la teniamo così. Però va bene adesso. Cioè, metà del pubblico mi dice giusto. Che va bene, e l'altra metà mi dice no, non va bene. Ma quanta gente c'è che ci sta guardando, che non me lo sono chiesto? 600 persone. 600? 600? Sono 600? 6 volte? Vabbè. Prova Alt F4. Ma Alt F4 non vuol dire nulla. Cioè, non vuol dire nulla. Non, cioè, io c'ho Mac, ragazzi. Ah, ok. Giusto. Cioè, non so proprio come... Qui ci sono un sacco di... Ci sono un sacco di opzioni. Io le sto cambiando, ma... Lassano detto che è tutto a posto. Lassano detto che è tutto a posto. Dai, via. Problema, no, adesso dai, dicono via. Che va bene. Vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti. Quando stiamo in silenzio, va quando bene. Stiamo in silenzio. Esatto, quando bene. Stiamo in silenzio sarà una live che finirà nel silenzio. Vabbè, tanto noi in realtà faremo ancora pochi minuti perché poi io devo ancora registrare il daily cogito di domani. Quindi vedi un po' te. Ah, che ore sono tra l'altro? A questo punto io non so. Cioè, io dovrei un attimo sganciarmi con serenità. Guarda, con serenità. Guarda. Spero che vi possiate divertire. Spero che vi possiate divertire. Anche se è molto difficile. Ragazzi, ci provate, è stato tutti quanti. Non ho visto i pazzi, ma non ho visto i pazzi. La prossima volta come no, anche... era lì sotto. Come no, era la prossima volta facciamo anche la tutta i Wesa Boys e chiamiamo anche Kalel. Che bello, che bello che sarebbe tutti quanti. E all'ultimo facciamo la chiamata Wesa. Dai, tipo 10.000 persone, 10.000 collegate, chiamiamo Wesa. Voglia oggi ho già fatto e mette giù, una roba del genere. Dai, è bella lì. Grazie mille per l'invito. Grazie e niente, io domani faccio il video, quindi io video quindi Gio ha detto che domani va a uscire il suo video. Cioè sto facendo guardate il suo video e sarà una giornata bellissima. Non ricaricateli. Ciao Gio, va bene. Ciao. Allora. Okay. Ma quanto è stronzo, Gio? Ma che palle, Gio? Mamma mia, Gio. Ma che palle sei video? Oh, ma che cazzo vuoi? Allora, qui ci siamo. Allora, adesso l'audio dicono ok. Allora, forse potrebbe essere che è tutta colpa di Gio Pizzi. Potrebbe essere che tutta sia colpa di Gio Pizzi. Potrebbe essere che io abbia impostato male e debba mettere un po' di latency. No, e Gio Pizzi farò degli esperimenti. Comunque adesso siamo qui. Gio Pizzi mistificatore. E tanto Reziel, ciao e grazie per l'abbonamento. Bello, si è abbonato nel momento peggiore del canale Twitch, cioè mentre tutto andava nella merda. quando Gio stava distruggendo la live. Va bene, dai, vogliamo bene comunque a Gio. Ma questa settimana tu cos'è che pubblichi, Andrea? Domani pubblico un video esperimento. Siccome saprai, beh, tu non lo sai perché fai filosofia e quindi YouTube non ti ha mai cazziato troppo sui contenuti, no? Sulla demonetizzazione. Mm-hmm. Mentre quello che faccio io spesso e volentieri, anche se hai 1 milione di iscritti, a quanto pare non conta tanto. Cioè, certo. Se l'algoritmo ti becca lo stesso. Niente spunta blu. Anche quel, no, su YouTube va bene, su Instagram invece no. No, ma il problema è che, non so se avrai notato, io da un sacco di tempo che non uccido più nessuno nei video, non faccio più allusioni sessuali, non tratto, argomenti sensibili sì, però devo sempre trattarli con i guanti, e siccome mi sono un po' stufato, ho deciso di fare un esperimento, e mi procaccio io gli sponsor, mm-hmm. Faccio proprio tipo 30 secondi di sponsor in mezzo al video, sempre fatto a modo mio, in modo demenziale, certo. O comunque divertente. E questo sponsor servirà per finanziare il mio video in modo tale che
io possa essere indipendente dall'algoritmo e dalla monetizzazione di YouTube. Quindi il prossimo video, quello di domani, sarà un po' più strong degli altri, perché più libero, posso fare quello che voglio. Argomento, dai, anticipaci l'argomento almeno, dai, dai. L'argomento, beh, per ora è sempre quello, è la pandemia. Ah, sei ancora sulla pandemia. Io devo essere. Io sono stato molto contento, devo dire, questa settimana che sia capitata la Lovecraft-esque, la settimana su Lovecraft, perché almeno mi sono dato un modo per staccarmi totalmente dal discorso pandemia, perché mi sono rotto i coglioni tantissimo. Madonna. Perché anche quando vuoi fare qualcos'altro, però comunque la testa Gio Pizzi non si sente. Gio. Bellissimo. Giorgio. Comunque, Giorgio Pizzi. Comunque, Giorgio Pizzi. Comunque sì, no, devo dire che sono molto contento di questa cosa, perché fra il discorso Super Uovo e il discorso Lovecraft mi sono totalmente distaccato questa settimana dal discorso pandemia. Ma secondo me pian piano, cioè, anche in generale, cioè, sto discorso del virus, fino al 4, quando ci sarà il boost nuovo del ritorniamo a lavorare, si parlerà sempre meno, perché fin quando va sempre un po' meglio, la gente comincia ad abbassare la guardia, e non bisogna mai abbassare la guardia. Da me, Elios, coppino ingiusto per me. Ari, coppinami. È totalmente ingiusto questo. Comunque sì, io oggi, perché io in questi giorni sono un po' così per aria, perché c'ho mio padre che è in ospedale in un'altra città, che ha avuto un intervento, quindi un po' complicato. Non per il virus. No, non per il virus, ha avuto un intervento abbastanza tosto, e quindi dobbiamo comunque andare spesso, almeno io ci vado almeno 2 o 3 volte a settimana. E devo dire che oggi sono rimasto stupito, perché sabato, che è stata l'ultima volta in cui sono andato, le strade erano totalmente deserte, veramente deserte, non ho trovato nessuno. Oggi invece c'era un sacco di traffico, e questa cosa mi fa un po' sperare che effettivamente piano piano, anche un po' in sordina, chissà, stiano ripartendo alcune cose. Qua in Veneto mi pare che almeno 60%, hanno detto, delle aziende è aperto. Cioè, hanno aperto. Ma anche perché, ma giustamente, cioè, nel senso, a parte il fatto che coppino motivazionale per Lorenzon, devi tirarti un coppino, Andrea. Molto bene, molto bene. Bravo Genki. Sono molto più motivato. Molto bene, ti ho visto bello, bello carico col coppino. Sì. No, in effetti sì, ma come anche ci è capitato di discutere nella diretta di venerdì, qui in Veneto è chiaro che non sono le fabbriche, non sono le aziende, non sono neanche gli uffici i veicoli più importanti di contagio. No. Sono le famiglie. Le famiglie e il pronto soccorso, cioè sono quelle le zone dove c'è stato un maggiore contagio. Quindi sì, speriamo che se ne rendano conto un po' tutti. Perché ragazzi, e alla fine parliamo ancora di pandemia. Effettivamente, parlare della pandemia is the new parlare del tempo. Esatto. È vero cazzo. Ma come va oggi il contagio? Come sta andando il contagio? Ma guarda, il contagio sereno, un po' rannuvolato, però sì, promette bene. Che non volevamo parlare della pandemia, è che io ho cominciato a parlarne e poi sai, l'argomento è contagioso. Esatto. È tutto merito del coppino motivazionale. Esatto. Madonna santa. E tu, visto che sei managgiato anche. Ciao Gennaro Romagnoli, ciao Gennaro, ciao carissimo. Visto che sei anche managgiato e quindi c'hai comunque una persona che ti organizza le cose, cosa ti dice come prospettive di eventi dal vivo e cose del genere? Cosa si dice? Come eventi dal vivo non abbiamo nessun tipo di prospettiva per ora, non sappiamo come andare. Però ho sentito, poi ho anche amici teatranti con cui ho parlato un po', che loro tipo fanno soltanto spettacoli dal vivo, quindi sono un po' messi male. Mm-hmm. E abbiamo parlato anche con Mercadini appunto di questa cosa. E io ho sentito un'osservazione molto intelligente, interessante, che dice che... allora, i teatranti non hanno nessun potere, perché nessuno frega un cazzo di andare a teatro o andare a vederli in giro, ma i calciatori ne hanno molto di più, cioè le federazioni calcistiche ne hanno molto di più, e loro faranno di tutto perché si apra il prima possibile lo stadio. Certo. E quindi grazie a quello, cioè appena gli stadi riusciranno a essere di nuovo aperti, si tornerà più o meno alla normalità, allora quello sarà il momento in cui anche il teatro potrà ripartire. Quindi... oppure in cui tutti cominciano a ricontagiarsi come dei pazzi. Esatto. Può essere, cioè, però sono le due possibilità, che... o si torna tutti alla normalità oppure muoiono tutti, vedremo. Però scusa, a dire la verità, siccome fanno vedere ogni volta le statistiche che sotto i 40 anni, sì, mi pare... vero.
ma anche sotto i 50 anni c'è il 1,0% di decessi, che poi vallo a sapere, perché comunque non sappiamo mai quant'è la mortalità, perché non sai quanti segnali. Non ha senso che tutti debbano stare a casa in qualsiasi momento, sempre. Bisogna fare, secondo me, un minimo di discrezione, cioè magari non vai a trovare tuo nonno poi perché devi comunque tenere la distanza, ma tutte queste distanze di sicurezza le tieni per quando hai dei contatti con delle persone anziane, cioè, ma non puoi tenere chiusi tutti come se avessero lo stesso rischio, perché sennò non muori adesso, morirai fra 2 anni. E infatti sai, c'è quel discorso lì, vabbè, sì ragazzi, avete capito, siamo tornati a parlare di pandemia perché va così, c'è il discorso che è venuto fuori, sapete, quando c'è stato Boris Johnson che ha detto quella cosa, che in realtà è stata Boban non è abbonato al nostro canale. Boban sei vergogna, sei inqualificabile. Comunque dicevo, Boris Johnson, che è stato manipolatissimo in realtà, a me fa cagare, premessa doverosa, mi fa cagare Boris Johnson sotto ogni a me non servono i guanti, santo, sono Boris Johnson. Esatto. Citazione di sé. Esatto. Boris Johnson in terapia intensiva. Oh, I am Boris Johnson, chi soni? Cioè, questo è, secondo me, è Boris Johnson, chi soni? Io ora, professorone, chi soni? Io in my house don't wear the gloves. Ok, devi fare l'imitazione di Boris Johnson adesso. E là, dicevo, lui in realtà ha detto una cosa molto, molto, molto condivisibile, che poi è stata manipolata in ogni modo. Lui non ha detto preparatevi al fatto che i vecchi moriranno, no, lui ha detto dobbiamo prepararci a far circolare il virus. Perché? Perché in realtà, cioè questa cosa è vera, il vero pericolo del lockdown prolungato è che noi adesso torniamo alla normalità, ma dal momento che, se il virus ovviamente ha l'immunità di gregge, almeno un po', ha un'immunità almeno di qualche mese, se effettivamente noi torniamo, ma non ci siamo fatti l'immunità, perché anche chi magari avrebbe fatto una piccola influenza non l'ha preso, potrebbe tornare alla fine del lockdown un altro forte momento di contagio. Quindi abbiamo creato con il lockdown un prossimo flusso di nuovi contagi. Yeah! E questa cosa è straordinaria, se ci pensate bene, insomma. Quindi coppino smotivazionale per cartoni morti, perché la sera è importante rilassarsi. Sì, coppino rilassante. Quindi fare al contrario, fare tipo così. Esatto. esatto. Ho ripreso la motivazione. Allora, Daniele dice, non è vero ragazzi, sotto i 50 anni i rischi non sono bassi, inoltre se tracolla tutta l'Italia insieme, ad esempio, il 50enne che è in terapia intensiva si salva generalmente, sì, allora, è vero, ora non leggo tutto il commento, certo, è stato giusto rallentare i contagi, il lockdown totale potrebbe soltanto aver rimandato il momento in cui comunque una buona parte della popolazione si beccherà il contagio, esatto, perché ricordiamo che il vaccino comunque non sarà pronto sicuramente prima di metà 2020. No, il virus è probabile che ce lo becchi, almeno uno su due è probabile che ce lo becchi, cioè, Assolutamente. È normale, quindi in realtà la cosa più razionale sarebbe stata fare all'inizio, proprio per evitare il tracollo del sistema sanitario, fare due o tre settimane di lockdown. Dopodiché cominciare a riaprire alcune parti per permettere, una volta che le terapie intensive erano diciamo così almeno sgravate del peso enorme dei contagi, permettere a una parte della popolazione di contrarre il virus. Il virus c'è comunque, solo che il lockdown prolungato per 2 mesi ci dà l'impressione di aver bloccato il virus, in realtà non è stato bloccato. Sì, esatto, non è che il virus ci vede a casa, dice ah ok, torno in vacanza, ciao, ci vediamo l'anno prossimo. C'è l'idea che il clima più caldo possa in qualche modo mitigare un po'. Speriamo. Però, boh, cioè nessuno sa niente, può anche essere che uno che ha contratto il virus poi si possa riammalare di nuovo, ci sono anche questi casi qua. Ci sono tre criteri che adesso noi nelle prossime 2 settimane avremo di fronte. Sì, sto parlando di pandemia, ma io sono almeno 6 giorni che non ne parlo pubblicamente, quindi non rompetemi il cazzo! Sta facendo la comare, sta parlando male della pandemia, quindi pettegolezzi. E quindi, dicevo, sono 3 criteri che stiamo aspettando di capire. Uno è quello del periodo di immunizzazione, quindi è una buona notizia se il virus si immunizza per 3 mesi,
sei mesi, è una brutta notizia se il virus immunizza per 2 settimane o addirittura 5 giorni. Questo non lo sapremo fra poco, perché l'altra cosa è, come si dice, quello che dicevi tu, la temperatura, quindi il caldo, e sembra che questo, sembra che il caldo intervenga bene, cioè sembra che quindi abbia. E poi l'altro è proprio l'immunizzazione di gregge, quindi ci sono questi 3 parametri che mancano attualmente. Una volta avuti quelli potremmo capire un po' meglio che cosa fare, insomma, staremo a vedere, staremo a vedere. Tu non hai mica fatto un video dando la parola al virus, però, vero? Dando la parola al virus? Esatto, come personaggio il virus non l'hai usato? No, ancora no. Ho fatto una vignetta dove ci sono i pianeti che... Prova a pensare, che dice la sua. Prova a pensare, il virus che dice la sua. Parola al virus, che è stato zitto per tutto il tempo, sempre, nessuno l'ha intervistato, nessuno se l'è cagato. Adesso sentiamo che cazzo ha da dire sto virus, che magari si scopre. Anche perché è virus lui e virus noi. Che accento ha il virus? Che accento ha il virus? Cinese sarà. Per forza, cioè nel senso l'accento del pangolino. No, ma non è razzismo, è comunque arrivato da, cioè è arrivato comunque. Sì, arrivato, ho capito, là. Ma vede i posti, secondo me è interscambiabile con gli accenti, però secondo me adesso si è impuntato su un accento in particolare. Non quello cinese, quindi. No. Un accento italiano, quindi. Ok, deve essere lombardo per forza. Sì. Lombardo. Uè roccia, ti pensi il virus che arriva? Uè roccia, cioè, mi faccio una pericena nelle tue cellule. Una pericellula. Bello la pericellula. Una pericellula. La pericellula, ragazzi. Ok, basta. La pericellula. Okay, la pericellula. Quindi è milanese. Quindi è sicuramente milanese. Uè roccia, cioè... Andiamo ai giardini, giardini verticali. Andiamo a scopare in una cellula, figa. Esatto, andiamo alla pericellula, facciamo 2 olivette. Mamma mia, bellissimo. No, che poi ci affezioniamo al virus. Sì, no, a me il milanese viene proprio male, ragazzi, non c'è nulla da fare. Per me il milanese in realtà è molisano come Barbaroffa. Quindi ora parla tutti i dialetti. Mi dissocio da Rick. Figa, bisogna fatturare. Il virus con la voce di Matteo Flora. Ciao internet. Ciao Matteo, ciao. Ciao virus anche. Ciao internet. Oh, ma è qua? Questa mattina abbiamo parlato di immunizzazione e allora andiamo a prendere quei rincoglioniti che stanno cercando di fare un vaccino. Sì, ma così è tedesco. Abbiamo fatto uno studio per capire quanto questi vecchi si fanno contagiare. Ciao Matteo. Rick è la LSD. Magari. No, mi dissocio. Anch'io. E la risata di Gennaro. Sì, il motorino d'avviamento. Il motorino d'avviamento. Gennaro. Tutte cite che io non comprendo, cioè io stavo ascoltando. Sai, Gennaro Romagnoli, perché tu non hai partecipato all'Agora Dufer. Esatto, Romagnoli... facciamolo sentire escluso, dai. Esatto, Gennaro Romagnoli è uno psicologo che ha partecipato anche, è venuto anche alla live di 8 ore, e durante l'Agora Dufer rideva, e lui ha un modo di ridere molto strano. In chat gli hanno detto, quando Gennaro ride sembra un motorino d'avviamento, perché tipo ride... Così, tipo, non lo sto imitando bene. No, questo era, scusa, un cane. Scusa, Gennaro, era un rantolo Cenerentola prima di venire uccisa dal principe. È un carlino che sta morendo. Scusa, Gennaro. Comunque, ecco, il motorino d'avviamento è bellissimo. Esatto. Bellissimo. Oddio. Comunque, Floris in TV non mi sembra che abbia quell'accento. Non so perché nei video poi parla così. Flora. Abbiamo parlato di Matteo Flora, non Floris. Floris. Floris non ha un accento. Floris non ha un accento, non ha un accento. Madonna, Matteo Floris. Una voce un po' nasale. Fantastico. Va bene, dai. Allora direi che abbiamo sparato abbastanza stronzate per stasera. E... Andrea, è stato... Dobbiamo concludere con qualcosa su Super Uovo per far finta di aver parlato. Così se uno skippa subito verso la fine, ha l'impressione che... Quante migliaia di persone hanno perso sulla pagina? Un sacco. Beh, allora, aspetta che controllo. Tipo io ho visto su Instagram, ho visto comunque un calo di almeno 3-4 mila. Anche su Instagram ho visto un calo di almeno 3-4 mila. Quanti ne hanno sentito? Sono partiti da 646.000 e adesso sono a 639.000. Quindi una bella botta. E continuano a scendere. E su Instagram ho visto, ne hanno perso almeno 3-4 mila anche lì, quindi insomma va bene.
Hanno perso me che non sapevo di avere ancora il mi piace. Anch'io c'avevo il mi piace, non so. Ma come perché... c'avevi il mi non piace? Non lo so, perché? Mi sono ritrovato il mi piace. Ormai siete sposati. Cazzo, queste incredibili, incredibili rivelazioni. Ah, comunque hanno bloccato anche me. Prima c'era un messaggio che diceva il super uovo mi ha bloccato anche me, non vi preoccupate. Io non so se mi hanno bloccato, io sono riuscito a scrivere un commento e a farlo durare un po' dicendo il super uovo ha ragione. E quindi il mio commento è durato tipo 3 minuti, 4 minuti. Ah, ottimo, quindi quello è rimasto. Comunque sì, io poi sono uno dei 45 grafici. Ari verso Flora a fine intervista, ricordavi per Vendemmia, quando gli hai detto ma io non li guardo i tuoi video. Allora, quando siamo andati tipo un anno e mezzo fa all'azienda di Flora per fare un'intervista, c'eravamo io e lei, e a un certo punto Flora arriva a conclusione del video, ovviamente lui con i suoi ospiti chiede di dire il finale del video, e state parati, ok? E Flora conclude il video, guarda Ari, e lei fa così... E fa, è il finale, Ari. E lei, ma io non li guardo i tuoi video. Questa cosa è nel video ed è un momento di una bellezza incredibile. Incredibile, bellissima. Tipo, l'ha detto Rick, l'ha detto Matteo Flora. E io, estote cosa? Estote cosa? Sì, sì, ma io non li guardo i tuoi video. Saremo il finale più epico della vita. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Va bene, allora, bella gente, grazie mille per averci seguiti, siete stati bellissimi, sono diventato Bologna. Vi ricordo che domani alle 18, domani alle 18 andiamo avanti con To The Moon. Saremo un po' più nel mood. Sì, dai, ieri abbiamo fatto i coglioni per tutta la puntata, quindi abbiamo un po' distrutto il romanticismo del gioco, continueremo a fare i coglioni, ma in modo un po' più... Esatto, cosa facciamo con gli accenti? Gli accenti li portiamo avanti, però un po' meno. Ok, perché secondo me è proprio la vena dell'accento che... Vabbè, To The Moon, esatto, è diventato il gioco To The Moon. Bene, quindi grazie Andrea per la chiacchierata. E domani ci vediamo il video e ovviamente te lo freebooterò in maniera... Te lo freebooterò, però è sempre una cosa bruttissima da dire. Sì, cioè, te lo freebutto, eh? Ok. Se lo fai tu va bene. Yes. Ci scrivi pure by Rick Dufer. Esatto, ci metto il mio logo, però fatto male. Ributtato da Rick. Esatto. Rick buttato, no. È Rick buttato. Il Rick booting. Prendi proprio il logo, lo metti sopra cartoni. Sotto c'è sempre cartoni morti, però cerchi di farlo inserire perfettamente, combaciare col mio logo. Esatto, metti i baffi al tuo omino. Il Rick booting è troppo. Fermi tutti, che mi hanno detto che c'è Barbaroffa in live. E quindi facciamo un bel raid. Aspetta, prima dobbiamo salutare, perché altrimenti non appena lo fai si chiude tutto. No, la gente potrà tranquillamente. No, allora, giovani, adesso raid. Ciao a tutti, adesso facciamo un bel raid. Mi raccomando, andate a salutare Barbaroffa da parte nostra. Ci vediamo domani alle 18 per To The Moon. E non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. Ciao. Non li vedo i tuoi video, non so sapere.